lo stacco dei Cifra Tonda. Siete in collegamento con ieri, oggi e domani, e questo è il programma appunto che dà vita alla vita del calcio, e abbiamo qui il nostro pubblico di questa sera, che è veramente un pubblico particolare. Rolando Luzzi ce lo presenta. Sì, Pippo, lo presento con vero piacere, perché per la prima volta ospitiamo una squadra di pallanuoto. È una squadra di pallanuoto importantissimo per Roma, perché la Roma Vis Nova, appunto, come potete vedere anche dalle tute, sono tutti giovani ragazzi, è una serie A2, e c'è accanto a te l'avvocato Marco Ferraro, che è il presidente di questa società. Questa società ha una cosa in particolare che io vorrei sottolineare, e magari poi il presidente ce ne parlerà: da tantissimi giovani è un serbatoio proprio della pallanuoto per il settore giovanile. Parlavamo di giovani prima con il direttore Moggi, ecco, anche voi nella pallanuoto siete con veramente un calcio in crisi, la pallanuoto come sta rispetto appunto al settore giovanile in questo senso? Mi ricollego proprio a quello che diceva Luciano Moggi prima: la pallanuoto invece vive del settore, dei settori giovanili, riesce a ottenere dei risultati di assoluto livello internazionale grazie ai settori giovanili. Attualmente siamo con la squadra maggiore vice campioni d'Europa, che è la tradizione pallanuotistica italiana, la nazionale maggiore di Sandro Campagna, e abbiamo vinto quest'estate il titolo europeo con la nazionale Under 17. Quindi nel settore giovanile si investe tanto, noi come Roma Vis Nova stiamo investendo tantissimo da anni in questo settore. Abbiamo la possibilità, visto che non ci sono stranieri, ce ne potrebbe essere uno, ma noi rinunciamo anche a quello, investiamo moltissimo nei giovani e abbiamo la possibilità di far giocare in categoria A2 cadetta di altissimo livello. Siamo a un passo dalla zona playoff e siamo in questo momento, come si dice, in grande crescita nella realtà romana, che purtroppo non sta avendo grandi successi. Dei ragazzi che hanno 16, 15, 17 anni. Questa è la pallanuoto italiana, e la pallanuoto in particolare della Roma Vis Nova. Accidente. A che età si comincia in verità ad accostarsi alla pallanuoto? Perché... Ma sempre più presto, dopo una buona base di nuoto, i 9 anni, 10 anni sono già un'età in cui i ragazzi possono avvicinarsi alla bawaba, alla pallanuoto per bambini, uno sport sicuramente che poi sale rapidamente nell'intensità di allenamento. È uno sport di grandissimo sacrificio, dove i nostri campioni sono atleti che hanno una media di ore di allenamento veramente alta. Ecco. C'è qualche campione in particolare, qualche persona che, senza togliere nulla agli altri? Ma io ovviamente vorrei sottolineare la presenza di due campioni d'Europa 93, ecco. Classe 93, il portiere della nazionale italiana Lorenzo Vespa. Dov'è? Qual è? Alzati. Grazie. E il centroboa della nazionale Anton Giulio Spinelli. Eccolo là, grazie, buonasera. Recenti campioni d'Europa. Poi abbiamo altri in questa squadra, altri 6 ragazzi che appartengono alle nazionali giovanili. Ovviamente sono giovani che hanno bisogno del supporto dei maestri, dei grandi, e sono i grandi campioni, le persone di grandissima esperienza, cominciando dal capitano Cesare Piccinini, che sono 20 anni che solca le piscine. E cito anche fra i senatori un altro grande, Roberto Gatto. Grazie, anche lui atleta. Grazie. Presidente, è un giovane centroboa di classe 77, Valerio Spiezio, che è il nostro bomber, il nostro capo. Certo, mi può fare una cortesia? Di richiedere a tutti coloro i quali si sono alzati di rialzarsi di nuovo, rimanere in piedi, per cortesia. Vi rialzate tutti i nominati, grazie. Anche lei, per grazie. La differenza, grazie. Pippo, fai alzare padre Raffaele. No, appunto, volevo che si alzasse anche padre mio. Raffaele, ci perdoni padre. Dai, coraggio. Ha visto questi giovani che fanno la palla a nuoto, sono la nostra speranza, padre. Se sono nati fisicamente, a me come sacerdote tengo a sottolineare l'umiltà. Ma certamente, lui infatti rappresenta l'umiltà anche nell'altezza. Ma visto, diciamo a chi ci ascolta quanto sia sano accostarsi a uno sport come questo, quanto la pallanuoto tutto sommato sia oltretutto particolarmente gradevole. Si comincia ai 9 anni, si comincia come un gioco, forse anche prima, e c'è una organizzazione, anzi più organizzazioni, che eccellono e che poi eccellono in Europa.
Papa. Facciamo gli auguri ai nostri ragazzi, ecco, che invece di correre dietro a chimere e a sciocchezze riescano a fare qualcosa di bello. Come loro sono stati scelti a questa squadra, naturalmente scelgono i meglio, così anch'io sono stato scelto dal Signore come sacerdote. Grazie, padre.